Ricordare per non ripetere gli stessi errori, errori che l'uomo non ha mai imparato. Grazie all'impegno degli studenti e dei docenti dell'Istituto Comprensivo 3 di Frosinone, con il convegno Memoria e Memorie, la speranza si è riaccesa nei cuori. Presso il Palazzo dell'Amministrazione Provinciale si è svolta una mattinata di impegno, sensibilità, pathos nel più profondo significato greco. Una strana alchimia pervaso i presenti, che sono stati catturati non solo dalle testimonianze proposte in video, ma partecipando attivamente con le letture della senatrice Liliana Segre. Scolpitelo nel vostro cuore, dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno, viaggio nella memoria. Grazie anche alla testimonianza e al racconto del campo di concentramento di Alatri, situato in località Le Fraschette, raccontato da Marilinda Figliozzi. Una riscoperta di una storia di dolori, lontananze, costrizioni, tornata alla luce dopo anni di silenzio e di abbandono. Storie di ragazzi, di bambini, di interi nuclei familiari costretti in quelle strutture pensate per essere inospitali. I ragazzi della terza C hanno mostrato la graphic novel con cui hanno partecipato al concorso bandito dal MIUR I giovani ricordano la Shoah. Flaminia Pacitto, della stessa classe, ha mostrato e raccontato del suo viaggio ad Auschwitz, poi le letture e le riflessioni dal libro della senatrice Segre. Quindi la Fermor Mart della terza D con l'installazione Io non dimentico ed infine i ragazzi del laboratorio teatrale che hanno incantato tutti con La città che sussurrò, liberamente tratta dal libro di Jennifer Elgren, che ha portato alla luce una storia ai più sconosciuta fatta di generosità e umanità. Sì, una giornata importante dedicata alla memoria e non una semplice commemorazione, ma perché i ragazzi abbiano la consapevolezza che quello che è stato nel passato non si debba più ripetere. I ragazzi con i loro docenti hanno preparato dei lavori molto interessanti che prendono spunto dall'opera di Liliana Segre e hanno approfondito anche dei percorsi grazie anche a viaggi che alcuni di loro hanno fatto proprio nei campi di concentramento, nei campi di sterminio. Penso che la scuola abbia questo compito, quello di rendere consapevoli i ragazzi per renderli dei cittadini futuri e perché queste testimonianze del passato non rimangano soltanto sui libri di storia. Sì, in effetti è vero e quindi ecco, noi siamo molto soddisfatti del lavoro che stanno facendo con i docenti, con i dirigenti scolastici su questo giorno particolare. Proprio, diciamo, precisiamo innanzitutto una cosa, che la scuola è impegnata per tutto l'anno a parlare di problemi diciamo tipo appunto i valori, la diffusione dei valori, l'amicizia, la libertà, la giustizia, insomma sono tutte diciamo valori che vengono diffusi nel mondo della scuola e per mandare messaggi alle giovani generazioni. Ora le scuole in provincia di Frosinone stanno facendo diversi eventi, oggi si sta facendo questo qui al Palazzo della Provincia, il terzo istituto comprensivo ha fatto veramente dei lavori eccezionali, siamo diciamo seguendo adesso e stanno parlando di questioni veramente rilevanti, ecco, sono partiti addirittura dalle leggi razziali e quindi stanno ricordando a loro stessi la tragicità di quelle giornate e che cosa accadeva anche ai ragazzi che frequentavano la scuola, cioè ci si domanda come mai un bambino dalla sera alla mattina gli viene detto che a scuola non va più, ma solo a quel bambino rispetto agli altri, quindi ecco, riflettere su queste cose è veramente molto importante.